L'indagine ha preso le mosse proprio nel momento in cui si è verificato il passaggio di proprietà lo scorso mese di maggio del 2019 e ha fatto emergere gravi indizi di reato proprio nella fase di acquisizione e di gestione del Palermo Calcio. Gli indagati in buona sostanza hanno cercato un vero e proprio colpo di mercato, cioè acquisendo per pochissimi euro una società fortemente indebitata con la prospettiva però di poter poi entrare nella disponibilità di un tesoretto costituito dai diritti televisivi e dalle sponsorizzazioni in caso di promozione nella squadra in Serie A. Venuta meno questa possibilità, però si sono trovati poi a dover gestire una società fortemente indebitata, senza liquidità e quindi non avendo intenzione di apportare capitali propri nel club, hanno cercato in qualche modo di mascherare lo stato di insolvenza in cui si trovava, la società attraverso attività illecite consistenti in indebite compensazioni di tributi con crediti fittizi, solo, falsamente portati in dote da altre società del gruppo e attestando falsamente alla Covisoc, la Commissione di Vigilanza sulle Società Calcistiche, gli adempimenti necessari per l'iscrizione al campionato. Ma essendo poi spirati i termini per l'iscrizione, senza il versamento dei tributi e senza il pagamento degli stipendi ai calciatori e ai dipendenti, la Lega Calcio ha negato l'iscrizione al campionato di Serie B per la scorsa stagione calcistica. Questo è stato un po' il punto di non ritorno, in quanto la mancata iscrizione ha determinato lo svincolo automatico dei calciatori e quindi è venuto meno l'unico vero reale del patrimonio, l'unica vera voce reale dell'attivo del patrimonio, cioè i cartellini dei giocatori. E quindi la società è stata avviata a inevitabile fallimento. Poco prima della dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale di Palermo è stata fatta fuoriuscire l'ultima liquidità residua, quindi sono state depredate le ultime risorse del Palermo Calcio, pagando oltre 340.000 euro per una fittizia spesa di consulenza ad una società riconducibile sempre agli indagati, somma poi tempestivamente movimentata a favore di altre società del gruppo o utilizzata anche per spese personali degli indagati e dei familiari.